Il passato, con gli evidenti esiti nefasti a cui condussero nel secolo scorso l'odio, il pregiudizio e lo sfrenato desiderio di dominio, dovrebbe oggi indurre tutti ad agire con responsabilità e saggezza per prevenire i pericoli di cadere in tali orrori attraverso il dialogo e la genuina ricerca della pace. È la riflessione offerta da Papa Francesco al Palazzo Presidenziale incontrando le autorità e il corpo diplomatico. Dinanzi alle vive parole di riconoscenza e gratitudine del Capo dello Stato, che ha pure messo a fuoco l'urgenza della riconciliazione tra i popoli, il Pontefice ha evocato il Metz et Gern, il grande male, la tragedia che inaugurò il triste elenco delle immani catastrofi del secolo scorso, rese possibili da aberranti motivazioni razziali, ideologiche o religiose. E ha omaggiato l'Armenia che ha sempre radicato il proprio destino nella fede, trovando nella croce e nella risurrezione di Cristo la forza per risollevarsi e riprendere il cammino con dignità. Anche oggi purtroppo i cristiani sono perseguitati, mentre troppi conflitti in varie aree del mondo non trovano ancora soluzioni positive, causando lutti, distruzioni e migrazioni forzate di intere popolazioni. Di qui l'auspicio di Papa Bergoglio che quanti dichiarano la loro fede in Dio uniscano le proprie forze per isolare chiunque si serva della religione per portare avanti progetti di guerra, di sopraffazione e di persecuzione violenta, strumentalizzando e manipolando il santo nome di Dio.